Dal 27 luglio al 4 di agosto, presso Palazzo Bracci Pagani, una mostra dal titolo Art Will Save My Art. Ideatore di questa mostra, Napo. Napo, che cosa significa questo titolo? Art Will Save My Art, l'arte salverà il mio cuore in italiano. Una frase che è nata nel periodo in cui ho iniziato a dedicarmi all'arte. Sono del parere che l'arte, anche a livello terapeutico, può far bene al cuore, alla persona stessa, quindi la uso come terapia. Cosa vediamo esposto all'interno di questa galleria? È il mio percorso artistico. Iniziato 4 anni fa, è iniziato con la mia pop art. Durante il periodo del lockdown mi è venuta in mente queste maschere che ricordano un po' le mascherine che abbiamo indossato tutti durante il lockdown. E poi il percorso è andato avanti e chissà dove mi porterà. Ha rappresentato anche le maschere con la pistola? Non c'è un motivo preciso, è semplicemente perché mi piaceva Pulp Fiction e Mazinga, il manga anni 80 con cui sono cresciuto, quindi è quello che per me era popolare, la mia pop art. Anche le donne fanno parte del suo percorso artistico? La donna perché l'arte è donna, nel senso mi piace disegnare le donne perché c'è più movimento nella donna, capelli, vestiti, riesco a dare più movimento al quadro. Alle sue spalle un dipinto dal titolo Tabula Rasa. Che cos'ha di caratteristico questo quadro? Di caratteristico ha lo strappo, è semplicemente la fuga dal caos quotidiano, è un ricominciare da capo. E anche il titolo stesso, Tabula Rasa, è azzerare tutto e ricominciare. Poi c'è questa mano particolare che tiene lo strappo. È un po' un'autodistruzione, un quadro stesso che si stacca dal muro, un po' un'idea originale, credo, mi piace. È la prima mostra che lei realizza qua a Fano? Sì, è la prima a Fano e la mia prima personale. Di solito ho fatto solo collettive, zona Senigallia, Viesi, ma questa è la mia prima personale. Quindi sarà soddisfatto di questa esperienza? Certo, molto soddisfatto. Allora, a presto e complimenti per il suo lavoro. E vi ringrazio.